Ok ragazzi, salve a tutti, e scusatemi per il saluto sbarazzino della scorsa puntata, compresa la cattura scandalosa, ma benvenuti alla puntata numero 4 di Need for Speed Hot Pursuit, signori, la penultima direi. Dunque, oggi cosa vi porto? Speriamo una cosa non già fatta, perché io mi dimentico. Allora, noi qui troviamo... Innanzitutto dobbiamo fare una cosa con la polizia perché ero vicino a salire di livello. Non meglio, non salire di livello, ma il checkpoint di livello. Facciamo un interceptor, signore, che finora vi ho fatto solo ad argento. Perciò mi sa che ci bestemmierò su parecchio. Ragazzi, sì, credo proprio che ci bestemmierò su parecchio. Anche stavolta scegliamo un'auto di quelle assurde. E cioè la Reventon, signori. Sì, ragazzi, sempre questa. No, scherzavo. Niente Reventon perché l'ho già usata molto probabilmente. Dai, la McLaren. Credo. Ma sì, usiamo questa. L'SLR, signori. Bellissima. Non dite che non è bella. Dunque, dobbiamo catturare una Bugatti bianca. Mi sembra facile la questione, no? Con strada bagnata. Ma sì, dai. Dio. Beh, dai, speriamo che vi stia piacendo questa serie. È per questo che arriva Hornet. Ah no, non è una Bugatti. Allora ho sbagliato gara. Era all'inseguimento di una Maserati. Sì, Maserati. Signori, non capisco più niente. Di una Corvette. Una Chevrolet, una Corvette, sì. La Dodge Viper, che cavolo lo stavo dicendo, signori. E mo la piglio, Non ci sfuggirà, signori. Sì, ci sfuggirà. Direi che ci sfuggirà. Molto bene, pronti per passare tutta la gara ad annoiarvi a vedere io che cerco di riprendere la macchina senza beccarla alla fine? Beh, preparatevi. Curve schifose. Sì, ma ragazzi, dotato solo di due strisce chiodate. Ma perché? Perché la sto raggiungendo? Non dovrebbe essere fattibile. No. Vabbè, sono a velocità massima. No, stavolta non mi freghi. Mi frego da solo con le mie mani, grazie. Signori, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Sì! Te! No! Fermi che... Ok, raggiungimi. E pigliati questa. Mi sembra logico, ragazzi. Aspettiamo che arrivi. Smettiamola di accelerare. Dai che arriva. Dai che la becchiamo. Eccola. Ciao. No, perché l'ha sorpassata subito? Ma ho scelto una macchina troppo potente. Cos'è? Accosta. Accosta il fottuto veicolo. Niente ragazzi, siamo costretti a distruggerlo così. Non scendo in descrizioni. Ragazzi, dai che lo becchiamo. Sempre che non faccio. Sempre. E non fare un incidente qui. Non vorrei. Sì ragazzi, è nostro. Inutile la questione. T'ho lasciato vivere per pietà, ma ora. Ma ora. Dai. Ma ora. In gattabuia. No. Non l'ho detto con abbastanza enfasi, ma ora. In gattabuia. Lurida. Dai. Oh, ma ci sta dando. Mi sto rincoglionendo io, oppure sta diventando più bravo lui. E va bene. Quant'è che... Sto perdendo l'onorificenza però, signori. Me ne sono accorto soltanto ora. Mi sa che dovremmo rifarlo. Io non voglio rifarlo, ragazzi. Non mi va, cambieremo. Va bene, ragazzi, uno youtuber non riavvia mai le sfide. Uno youtuber le accetta. Con l'accetta.
Vabbè, ragazzi, ma direi che potevo fare molto di meglio, certo. Per 13 secondi e 40 non mi sono beccato l'oro, ma voi fate come se l'avessi preso. Ok. Ok. Mi da notare il mio amico caro Super Johnny 98 che ha fatto un tempo che mi ha stracciato. Però dai, con le strisce chiudate avevo fatto un bel lavoro. Nuova ricompensa, abbiamo un nuovo veicolo, no? Ma cosa sarà mai? Addirittura. Dai. Dai, dai, mettiamoci a fare una bella roba da coso, da pilota. Double Jeopardy mi sa che l'avevano già fatto. Unreasonable Force. Proviamo. Una cosa sarà mai. Belle auto. Belle auto. Belle, belle. Quanto mi ispirano queste auto. Cos'è che è? Porsche 918 Spider Concept. Non me ne frega niente. direi. No, GTR è già usata. Di usare una bella SLS. Mghe. Spero che non faccia cacarudo. Oro. Mia. Mia. Dunque, cosa dobbiamo fare? Soft Pursuit. Abbiamo armi che siamo peggio dei trafficanti russi. Andiamo. Speriamo di non fare una figura, l'ennesima figuraccia anche qua. Andiamo, signori. Tutto di notte fanno sempre. E già uno lo mettiamo in carreggiata. E già due li mettiamo in carreggiata. E già tre li mettiamo in carreggiata. Simply ciao. Strisce chiudate, attivatevi ora. Attivatevi ora, please. Va bene. Polizia cos'ha? Per favore. Cazzo, ma che cosa è successo nel mentre l'universo girava? Ecco, due signori, la doppia. Sono un boss. C'è il bello che io faccio questi gran colpi, ma poi... Ma voi perdo? Non so. No, 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 questo errore non doveva accadere. Tieni. Bravo. Madonna. Meno male che il computer mi aveva messo sulla retta via. Per favore, eh. Oh. Oh, signori. Proprio... Questo gioco qui si incentra non sugli scontri ma sui voli delle auto. Le auto in questo gioco possono volare. Sì, sì, va bene. Appena mi passi davanti ti sganci la striscia chiodata. Cosa che accadrà non molto presto, non molto tardi. Tieni, regalino dalla casa. Molto bene. Aia. Aia, lo sapevo. Madonna. Proprio fuori, non mi lasciano neanche... La strada non fa per me, a quanto pare. Tu... Ok. Non vorrei usare il turbo perché di solito usando il turbo faccio cose sconsiderate. Ma sì. Ok. Madonna, signori, che sono una macchina della morte. Una macchina della morte. Ragazzi, non ci ho voglia di usare. Ok, grazie mille. Ma quale IEM? Ma perché faccio queste? Dio all'ultimo, signori. Sì, ma tanto mi hanno superato comunque tutti. Ma che schifo non faccio? Perché mi ha agganciato quello e non questo?
Oh, eliminazione. Ma questi EM sono l'arma definitiva. Guardate come mi usano le macchine civili come arma, signori. Intanto il mondo crolla. Permesso. Ho detto per... E non guardo la strada, ma che strada? È un serpente, il serpente di Dragon Ball, sta strada qui. Ok, gli si è aperto il cofano. Cioè il baule. Va bene, mi va bene tutto. Grazie per avermi mostrato i dettagli del sotto di quest'auto. Basta, basta! Mosto! Sto andando un po' forte. Cos'è? Non ce l'ho fatta, signori. Non è bastata la cosa. Mi muoverei, ragazzi, mi muoverei. Niente, turbo, signori. Speriamo solo di non combinare disastri. Curva far poco, curva far poco. Olè! Wow, eliminazione. Così, a distanza di... No, non ora! Non ora! Non vedo più niente, non capisco più niente. Vabbè, ragazzi, l'ho superato. Ho buttato un IM nel cesso, ma l'ho superato. Scorciatoie qua ti ingannano. No! Elicottero, no! Non me ne frega niente. Adesso arrivo. Ragazzi, il tutto per tutto, diamo il tutto per tutto. Lo diamo il tutto per tutto. Lo diamo il tutto per tutto. Vabbè, abbiamo dato il tutto per tutto, signori. E ci hanno preso tutto. Che schifo. Vabbè, ragazzi, è stato un bello spettacolo, almeno. Che schifo, no. No, no, ragazzi, ne devo fare un'altra. Sto facendo schifo, signori, perché non gioco da parecchio. Dunque, che facciamo? Non per la polizia, io voglio per... Madonna, che schifo, signori. Proprio un lezzume di quelli. Mi faccio anche distruggere, proprio... Non c'è vergogna in ciò che faccio. Allora, cos'è? Li abbiamo già fatti tutti. Power Struggle, cos'è? Proviamo Stampede, signori. Prendiamo la più bella, mi sembra, no? Dai, signori, proviamoci. Proviamoci, questo dovrebbe essere più semplice. Sì, come no, disse Hornet prima di fare il peggior risultato della serie. Beh, signori, spero vi sia piaciuta la scorsa gara. Dopo di questa penso che passerò all'episodio 5. Dio. Sempre all'inizio delle gare dico Dio. Dunque, questa gara qua è solo di Lamborghini. Perciò bella. Di già vengono a romperci le balle, di già. No, grazie, non voglio il vostro Vangelo. No, grazie, no. È partito via. Poverino. Quanta compassione per quell'uomo. Proprio me lo sono visto partire via da davanti agli occhi. Così, per niente. Quasi quasi torno indietro a prenderlo, lo tiro su in macchina, vinciamo insieme. Ma purtroppo... Allora... Tu hai la mia stessa macchina probabilmente, tu qui davanti. Ma a me non va bene! Questo lo taglio, mi dispiace, questo lo taglio. Perciò adesso rivedrete la scena senza questo errore madornale, ok? Tu qui davanti. Perché non è mai successo
Intesi? Questo errore non è mai successo. E appunto, di quale errore sto parlando? Non è mai successo niente. Dio, quante macchine civili che hanno messo. Quanto traffico. Tu meriti la morte. Chi sono io per deciderlo? Sono Cyber Hornet. Piacere. Ma voi vi fate pigliare o no? Va bene ragazzi, è il momento. Sapete per cosa? Per suicidarsi. Andiamo. Ecco. Madonna che meteora. Io ho paura di beccare altre auto. Tralala. Madonna. Dai, proviamo la scorciatoia. Sì signore, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo presa bene. Ancora turbo, signori. Madonna, mazzunna, mazzunna. Qui mi schianto. Qui mi schianto. Qui mi schianto. Madonna. Ce l'abbiamo fatta, signori. Turbo perfetto, bicis. Qui dove devo andare? Curva. Oh, una curva. Credevo non esistessero. Meglio che non me ne trovo più davanti di curva. Cosa che fra poco avverrà. Aiuto. Wow. Signori. Che precisione. E poi perdo. Stranamente succede sempre così. L'ho detto io ormai. È il destino. Mi vengono i colpi di culo enormi. Magari anche bravura, magari. Ma in un caso remoto. E poi perdo. Ma perché? Quanto manca? Me lo legge qualcuno quanto manca qui? Perché io non voglio fare errori. Per favore, per favore. Non ho chiesto l'intervento della polizia. Che guardate! Guardate come uccidono le persone piuttosto che fermarmi. Guardalo che mo in piazza la striscia. E se ti piacerebbe, amico, eh. Ma mettitela in macchina la striscia. Guardate lì. E ho vinto. Mo ve lo mettete. Ma mettetevi un una challenger nel. Ok. Ce l'abbiamo fatta, signori. Wow, wow. Ci siamo, ragazzi. Nuova auto. Oh madonna. Figo. Muy figo. Molto bellissimo, molto bellissimo, ragazzi. Va bene, direi che è stata una puntata molto accesa. E abbiamo fatto tanti errori, come tante belle cose. Ma che serie sarebbe se no, ragazzi? E vi do appuntamento alla prossima e ultima puntata della serie. Adios.